Ciao ragazze, ciao ragazzi, come vedete sono nella mia casetta a Trieste, ho deciso di filmare qua in cucina perché secondo me in questo momento l'illuminazione qua è la migliore, ma fatemi sapere, non mi sembra male comunque. Allora ragazzi, oggi tantissimi cambiamenti, nel senso che potete vedere che ho molti meno capelli ed è perché ho tolto l'extension, quindi sinceramente c'è molto molto meno volume e voglio fare un periodo senza extension, ma non so se andarle poi a rimettere oppure no, consigliatemi voi, secondo voi sto meglio con o senza extension. A parte questo, potrete anche notare che ho due puntini rossi accanto all'occhio, ma non vi spaventate, state tranquilli, non voglio farvi preoccupare, ho semplicemente tolto quei due brufoletti bianchi, sono stata dall'oculista a togliere appunto questi, si chiamano grani di miglio, e quindi ho queste due piccole ferite e quindi non posso truccarmi, ma non posso truccarmi anche perché tra poco, come da titolo, per la prima volta ragazzi nella mia vita andrò a fare il Botox. Mi sono informata tantissimo e la persona che mi fa il Botox, lo sapete, è una mia amica, è sempre lei, la mia amica Valentina, e quindi mi sono informata tantissimissimissimissimo prima di decidermi di farlo, e visto che ho visto che c'è tanta disinformazione per quanto riguarda il Botox, ho deciso di appunto dedicarci un video, non perché i miei vogliano essere consigli di un medico, assolutamente no, se volete fare il Botox dovete rivolgervi ad un medico e chiedere i consigli, ma io vi farò semplicemente vedere la mia esperienza e vi racconterò insomma com'è andata, ma prima appunto voglio fare questa piccola, che forse piccola non sarà, premessa appunto per parlare un po' di cos'è il Botox, perché informandomi ho visto che c'è un sacco, veramente un sacco di disinformazione, c'è tantissima gente che pensa che il Botox sia il filler, ok? C'è tanta gente che non distingue il filler dal Botox. Le persone, mi sembra, molti, pensano che il Botox vada in qualche modo a riempire il viso, a gonfiarlo, e quindi fa quell'effetto faccia di plastica che purtroppo alcuni, ahimè, hanno. E pensano appunto, cioè si sente dire molto spesso sei tutta gonfia di Botox, cioè lo dicono anche a me, da anni che non l'ho mai fatto nella mia vita, ma informandomi so che il Botox non può gonfiare, perché sono due cose diverse. Il filler, che è quello che io di solito faccio al labbro superiore, come sapete, non l'ho mai nascosto e non nasconderò mai queste cose, perché proprio non me ne frega niente e secondo me è giusto parlarne, specialmente se si tratta appunto di queste cose che dopo qualche mese l'effetto se ne va completamente, ma è giusto anche magari dare un'opinione, far sapere la mia esperienza, magari può essere utile. E quindi sì, ho notato che tanti pensano che il Botox ed il filler siano la stessa cosa. Il filler è acido ialuronico che viene iniettato per andare a riempire una determinata zona, quello è il filler. Infatti to fill in inglese significa appunto riempire, quindi va a riempire le zone, alcuni vanno a riempirsi le rughette e quindi appunto vanno a mettere il filler insomma nelle varie rughette, che appunto riempiendo fa scomparire la ruga, perché appunto la zona viene riempita e quindi subito la ruga si distende, un po' quando mettiamo su qualche chilo, no? Che subito il viso sembra subito un po' più giovane. Ecco, questo è l'effetto che fa il filler, riempie, quindi si può usare per riempire appunto le varie rughette, si può usare per andare a rendere le labbra più voluminose come quello che faccio io sul labbro sopra, quindi appunto iniettando il filler le labbra sono più grosse, si può iniettare il filler negli zigomi, molti lo fanno e hanno gli zigomi quelli pronunciati, mi hanno sempre detto che ho fatto il filler agli zigomi, non ho mai fatto in vita mia il filler se non al labbro, sempre là, però appunto questo è il filler, viene usato appunto per to fill, per riempire una data zona. E qual è l'effetto di chi ha la faccia gonfia? Che si vede e non è per niente bello da vedere, io non vorrei mai un effetto del genere, proprio per questo non mi farò mai il filler in nessuna parte del viso, sempre solo nel labbro, ma nel viso non lo farei perché appunto gonfia. E questo è appunto il filler. Mentre il Botox è tutta un'altra cosa, viene iniettato anch'esso come il filler, cioè tramite una siringa, ma non hanno niente in comune, nel senso che il Botox non è una cosa che va a riempire, non ha nessun effetto estetico, se non il Botox praticamente è una tossina, è la tossina botulinica, una tossina che va a immobilizzare il muscolo, viene iniettato soltanto nella fronte
è accanto agli occhi, quindi non si fa mai qui il botox. Io penso che molti, quando dicono sei gonfia di botox, pensano appunto al filler. E appunto viene iniettata solo nella zona della fronte e accanto agli occhi, quindi diciamo la tossina botulinica viene iniettata in queste zone per bloccare il muscolo, e se appunto il muscolo viene bloccato io poi non riesco più a fare tutte quelle espressioni che vanno a formare le rughe. Il botox si fa proprio per prevenire le rughe, non tanto quando le rughe già le hai, e il botox poco può fare, nel senso che in quel caso appunto di solito le persone vanno a fare il filler e appunto diventano tutti gonfi, mentre il botox serve principalmente, alcuni iniziano a farlo già a 20 anni, che a me sembra un po' esagerato, però il botox serve per prevenire la formazione delle rughe nel tempo. Quindi questo, quello che faccio io, non è per cambiare il mio aspetto, ma è per mantenerlo, e questa cosa ci tengo a specificarla. E quindi non ci sarà nessun tipo di cambiamento nell'aspetto esteriore, proprio perché appunto è solo una tossina, non cambia nulla nell'aspetto, nelle proporzioni del viso eccetera. L'unica cosa che appunto andrò a fare sarà immobilizzare questi muscoli qua, in modo da muovere meno la fronte, meno le sopracciglia e meno, cioè in modo che queste rughette qui accanto agli occhi non si formino. L'effetto del botox dura meno del filler. Il filler, lo sapete, dipende dalla tipologia, dalla marca di filler, può andare dai 4-5 mesi a un anno, anche di più. Ultimamente si sta un po' scoprendo che il filler rimane anche di più nel tempo, mentre il botox dura mediamente 4 mesi, poi appunto scompare completamente. Quindi è una cosa che io faccio per provare, poi non è detto che tra 4 mesi, quando l'effetto sarà completamente sparito, non è detto che andrò a rifarlo, però intanto voglio fare questa esperienza, voglio vedere com'è, voglio vedere se vedrò qualche differenza, perché appunto non voglio immobilizzarmi la fronte assolutamente, che è un po' quello, se notate che è Victoria Beckham, ma tipo le sopracciglia drittissima e ferme. Io non voglio questo, quindi andrò a fare una specie di baby botox, mi sa che lo chiamano, quindi botox ma in dosi ridotte, però mi servirà a far funzionare meno i muscoli della fronte, e quindi la pelle nel tempo, se mai continuerò a farlo, non formerà rughe. Questo quindi è importante capire: filler riempie, ok, e può cambiare l'aspetto, cioè si fa proprio per quello, per ingrandire, ok, per riempire. Quindi se vedete quelle facce gonfie che si vede che sono tutte rifatte, di solito o è ancora peggio, tipo siliconi, robe che si facevano una volta che non sono reversibili, oppure è filler che è reversibile però la gente continua a farlo, ok? Il botox non è quello, il botox è appunto un'altra cosa. Spero di essere stata chiara, perché quando mi è stato spiegato ci sono rimasta un pochino anch'io, perché non avevo mai capito bene la differenza tra i due, che in realtà è abissale. Quindi questo andremo a fare oggi. Voglio portare con me la videocamera, però voglio avvisarvi già da adesso che le prossime immagini saranno particolarmente, diciamo, come dire, se siete facilmente impressionabili, io skipperei, se fossi in voi, la parte che arriverà tra poco, perché appunto si vedrà la siringa, l'ago, e vedrete molto bene da vicino, cercherò di inquadrare bene, farvi vedere bene da vicino, vedrete appunto le iniezioni di botox, ok? E chiederò anche alla mia amica di spiegarvi mentre mi fa il botox, se vi può spiegare qualcosina. Quindi se siete facilmente impressionabili, vi avviso già da adesso, occhio, perché le prossime scene appunto sarò io che mi inietto il botox in faccia. Quindi direi di andare, perché altrimenti faccio tardi, e ci vediamo tra poco. Aiuto. Ok ragazzi, allora adesso abbiamo segnato, mi ha fatto spremere tipo il viso, tipo sorridere tantissimo per individuare dove sono le rughette, e lì ha segnato poi il punto appunto dove andrà ad iniettare il botox. Stessa cosa da questa parte, e poi mi ha fatto imbronciare per vedere dove compaiono le rughe, e poi mi ha fatto fare l'espressione tipo così sorpresa per lo stesso motivo, così abbiamo segnato con la matita bianca tutte le zone da trattare. Aiuto! Ok ragazzi, questo è il prodotto. Eccolo. Botox qua. In America e in Italia e Europa si chiama Vistabex, o meglio in Italia si chiama Vistabex, per esempio in Francia si chiama Vistabel, in base al... Però è sempre la stessa... È lo stesso principio attivo, sempre dell'Allergan.
E questa? E questo è il lago che andremo a sostituire, non ti preoccupare. Aiuto. Ah, quindi c'è il lago più piccolo. No, non è il lago più piccolo. Sarebbe piccolo. Se in confronto era enorme. Boh. Wow. No, decisamente quello più piccolo. Sì, boh, qua facciamo veramente poco. Faccio proprio dei micro ponfi, proprio poco, 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 perché voglio lasciarti la mobilità della fronte, perché sennò poi metti sono micro ponfetti. Come delle punture di zanzare. Un po' più antipatiche delle punture di zanzare. Sulla fronte, la fronte te la paralizzo e se te la paralizzo poi perdi di espressività. A me non piace avere le pazienti con la faccia da mummia, che non si capisce se sono, faccia da mummia. Che non si capisce se siano contente, arrabbiate, eccetera. Quindi, ah, perché non hanno più l'espressività. Sì, perché la tossina botulinica va a paralizzare i muscoli in maniera temporanea per circa 3-4 mesi, dopodiché il trattamento è da ripetere, no? Questo quindi ha una. Questa pizzicava, in base alla zona pizzica, perché va a trattare le rughe dinamiche sostanzialmente, quindi quelle legate alla contrattilità muscolare, mentre le rughe statiche sono quelle che si formano per esempio quando dormi e c'è il taglio qui, oppure tipicamente gli uomini hanno qui la piega, no? Perché? Quelle sono le rughe statiche, quindi legate al posizionamento. Quindi il Botox serve solo per le rughe dinamiche, quindi quelle legate alla contrattilità muscolare. Quindi noi abbiamo nel viso dei muscoli elevatori, solleva la fronte, che è questo muscolo elevatore, e poi dei muscoli depressori, ok? Con la tossina botulinica si vanno a paralizzare temporaneamente i muscoli, quindi se io ti paralizzo la parte laterale del muscolo orbicolare, tu continuerai a sorridere, quindi l'occhio sarà, diciamo, espressivo, però non si formeranno più queste pieghe radiali, ok? Altrettanto i corrugatori, se no, dei muscoli che portano in giù, come vedi, io li paralizzerò così che tu non avrai più queste rughe. Sì, rughe. Okay. Boh. Le rughe di Nicole. No, andiamo a prevenire noi, va. Sì, no, infatti ti faccio il dosaggio basso più per prevenzione che per trattamento, perché di fatto rughe non ne hai. E poi ti do i 100 euro. Lo dice perché è mia amica. Ok, allora facciamo gli occhi. È meglio se li tengo chiusi o aperti? Boh, gli occhi indifferenti, mi interessa che li tieni chiusi, ormai l'abbiamo fatto, no? Si vede che si rossa, no? Giusto per gli occhi che vedono. Sì, si vede. Sì, perché, abbiamo iniziato qui. Sì, faccio tenere chiusi gli occhi un attimino in questa zona perché voglio evitare che le goccine possano andare accidentalmente a finire sull'occhio. Si evitano. Ovviamente sono rossissima. Ma fa meno male di quello che sembra, ragazzi, ve lo posso assicurare. E allora ferma, qua non dovrebbe darti tanto fastidio. Questa è la parte che mi dà più fastidio. Ah, più? Te lo giuro. Brava che ti filmo. Così abbiamo sollevato il sopracciglio adesso? Sì, figo! Ma sai che io ormai. Allora, come vedi, io metto il dito per proteggere l'occhio e non solo, proteggo anche dall'eventuale diffusione della tossina. Che brava che sei. Sono orgogliosa di te, ti giuro. No, lo giuro. Facciamo raccontare dalla dottoressa qui, dal medico. Allora.
l'aftercare, cioè ragazzi, vuol dire non massaggiarsi assolutamente il viso per 24 boh, 48 ore, quindi non posso toccarmi, non struccarmi, non puoi struccare niente, perché io, come vedi, l'ho piazzata non a caso a fantasia ma seguendo dei punti specifici, no? Quindi se tu accidentalmente sei sovrappensiero, dici ho mal di testa, aspetta che mi massaggio, te la vai a distribuire dove non deve stare, no? Okay. E quindi cosa si rischia? Nulla di grave, però si possono rischiare delle asimmetrie del volto, quindi magari un sopracciglio un po' più alto, uno più basso, insomma temporanee, cose... però non Oddio, è che temporanee, sia temporanee, nel senso che possono durare per tutto il periodo delle, quindi 3-4 sì, mesi che sono poco simpatiche, ovvio che tutto è correggibile andando a bilanciare dall'altra parte. Quindi non massaggiare, no okay. alcolici per 48 ore. Ma un bicchiere di vino adesso ce lo beviamo. Piccolo. Ok, un sorso posso fare, dai. Ok. Ma perché no gli alcolici? Per vasodilatazione. Perché tu, quindi no alcol per 48 ore. Alcuni dicono un po' per più tempo, però secondo me 48 ore, tutto col buon senso, è più che sufficiente. Niente sport, attività fisica, saune, nel caso in cui tu volessi farti una bella sauna di settembre. Ma no! E non abbassare la testa, non phon sulla fronte, perché tutto quello che provoca vasodilatazione fa rischia di far migrare la tossina botulinica. Ok, per 48 ore. Sì, sì. E sì, domani sì. Però posso truccarmi. Con molta delicatezza, senza andare a schiacciare, premere. Quindi metto il fondotinta super leggero. Picchiettando in maniera molto molto leggera. In realtà sarebbe meglio non truccarmi affatto. Non truccarti, sarebbe meglio. Però se proprio devo, ok. Con molta molta delicatezza. Okay. E quando ti andrai a struccare non devi schiacciare, non devi premere. Ok, ok. Ok. E i primi effetti comincerai a vederli tra un 5-6 giorni. Ah, giusto. Ok, i primi effetti tra 5-6? 5-6 giorni, il massimo dell'efficacia si ha tra 2 settimane, quindi il risultato vero lo apprezzerai tra 2 settimane. Okay, ok. E poi comincerà a scemare a partire dal mese e mezzo, 2 mesi, piano piano, si riprende piano piano. Ok, quindi dura in realtà poco? Sì, 3-4 mesi sostanzialmente. Quindi il bello di questi trattamenti è che se eventualmente non piace l'effetto, esatto, cosa che può capitare, un trattamento reversibile. Nota negativa, se piace è un trattamento che bisogna Ok, io non so se lo ripeterò, ragazzi, vedremo, naturalmente vi farò sapere la mia esperienza, eccetera. Adesso devo stare ancora per qualche minuto qua sdraiata e dopodiché esco. Quindi questa è stata la mia esperienza, vi devo dire, pensavo facesse più male, fa molto 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 meno male rispetto al filler, è molto più sopportabile veramente. E poi vi aggiornerò naturalmente nei prossimi giorni e vedrete anche voi direttamente in videocamera il risultato. Quindi questo è quanto per il video di oggi, spero davvero che vi sia piaciuto, io vi mando un bacio grandissimo e vi abbraccio forte 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 forte, e noi ci vediamo domani sempre puntuali 17:30, ciao.